Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Sangue Rosso Nero. Vi invito sempre a iscrivervi al canale per supportarmi e a mettere un like. Innanzitutto ragazzi, siamo qui a parlare oggi di alcune novità di mercato negli ultimi giorni che sono spuntati. Tratto prima la questione di un ipotetico scambio Milan-Inter, Kessié-Nainggolan. Ecco il mio pensiero. Allora, incominciamo subito col dire che Nainggolan è un giocatore che va verso i 32 anni, che sia un giocatore di 24, quasi 25 anni prossimo, di conseguenza è uno scambio secco che io non farei per una questione comunque anagrafica essenzialmente. Sicuramente Kessié è un giocatore che farebbe molto comodo all'Inter di Conte e a Conte stesso, perché nel suo modo di giocare le mezze ali di grande forza fisica, di inserimento, sono sempre ben assortite nel suo gioco. Essenzialmente Nainggolan è un giocatore che per caratteristiche in questa Serie A è ancora un giocatore molto valido, che io nel centrocampo del Milan vedrei comunque benissimo. È un giocatore, una mezzala classica che comunque con le sue caratteristiche ti porta comunque quei 5, 6, anche 7 gol all'anno. Dunque è un giocatore che io prenderei, ma non a scambio alla pari. Qualora l'Inter fosse interessata realmente a Kessié, potrebbe al massimo o slegare l'operazione, ovvero loro, siccome i prezzi a causa del coronavirus, comunque dei calciatori si abbasseranno un po', dunque magari un Kessié proporrei all'Inter, se fosse interessata, un prezzo di 20-25 milioni di euro e trattare Nainggolan separatamente. Nainggolan che non credo che possa valere a 32 anni più di 15-20 milioni di euro, anche perché comunque come ingaggio ha un ingaggio non del tutto inferiore, più o meno con Kessié ci siamo con l'ingaggio, Kessié forse prende qualcosina in meno, però è una mezzala che Nainggolan prenderei assolutamente. Comunque è un giocatore di personalità, è un giocatore che un 11 titolare ci potrebbe servire, anche perché nel centrocampo del Milan è un centrocampo che negli anni ha portato sempre pochi gol, essenzialmente poca personalità. Comunque un giocatore che corre ancora molto, Raja Nainggolan, ed è un giocatore che a me piace parecchio. Dunque per me in Serie A altri 2-3 anni di buon calcio potrebbe farli tranquillamente. Dunque io sono molto favorevole all'acquisto di Raja Nainggolan, però separatamente nell'affare Kessié. Se proprio si dovesse trattare in un'operazione congiunta, io proporrei all'Inter al massimo uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto di Kessié a 20-25 milioni di euro e un obbligo di riscatto per quanto riguarda Nainggolan sui massimo 20, come già detto. Seconda notizia è che l'interessamento per Tonali non sarà facile arrivare a Tonali, perché Tonali è un giocatore comunque che interessa molte squadre, tra cui Juve, forse la stessa Inter, sicuramente all'estero qualcuno ci avrà buttato già gli occhi, però anche questo parliamo di un ragazzo molto giovane, un ragazzo che nel Brescia ha giocato in Serie B praticamente davanti alla difesa, però per caratteristiche si adatterebbe anche molto a fare la mezzala. Lo stesso Tonali è un giocatore che abbina buone qualità tecniche, ha anche ottima corsa, dunque io lo vedrei benissimo in ambedue i ruoli tranquillamente. È un ragazzo che ha ancora margini di crescita, sicuramente è un ingaggio basso, nel progetto Elliott sarebbe comunque ideale come tipologia di acquisto. Penso che per 25-30 milioni sia la cifra giusta da poterci investire sopra, e lo farei senza dubbi, anche perché un ipotetico trio di centrocampo a 3, Nainggolan, Tonali, Benacer, ricordiamo Benacer regge molto meglio come mezzala, nella stessa Algeria ha fatto appunto una Coppa d'Africa lo precedente anno di gran livello in quel ruolo. Dunque è un giocatore che è polivalente, sicuramente abbina anche lui un po' come Tonali tecnica, molta corsa, infatti è uno dei primi recuperatori di palloni in Serie A dati alla mano, Benacer, e comunque formerebbe un centrocampo molto futuribile, Tonali, Benacer insieme. Dunque, seconda opzione, Tonali sarebbe da prendere a tutti i costi insieme a Nainggolan. Cioè, questo trio di centrocampo, immaginatevi, avrebbe corsa, tecnica e anche qualche gol in canna da poter portare in campionato.
Sicuramente riporterà indietro Povega. Questo è un ragazzo di cui non si parla molto. È un ragazzo che in Serie B da titolare ha fatto una bella stagione. Ovviamente il salto Serie A Serie B non è mai semplice, però ci sono buoni elementi per dire che è un ragazzo anche questo che può portare gol, inserimenti. Comunque a 20 anni, già nel giro dell'Under 21, è un giocatore che può migliorare molto e va assolutamente portato indietro. In un pacchetto di centrocampo, come già citato, potrebbe entrare nelle rotazioni di turnover. Sarebbe veramente ottimo Povega. Anche Bakayoko magari in prestito con diritto dal Chelsea, perché nel Monaco è partito bene, poi ha fatto un po' maluccio. Il Chelsea sicuramente cercherà di spedirlo altrove, e io cercherei di giocarmi questa carta, anche se non sbaglio scade nel 2021 il suo contratto. Dunque sarebbe anche questo, senza spenderci troppo, un buonissimo acquisto. Immaginatevi un pacchetto di centrocampo con Nainggolan, Tonali, Bennacer e subito pronti a subentrare Pobega, Bakayoko. Penso che avremmo un ottimo centrocampo, molto futuribile tra l'altro. Per quanto riguarda invece la questione punta, spuntato il nome di Icardi, io non vedo il Milan come possa comprare Icardi, non tanto per il discorso cartellino, ma per il discorso stipendio. Ragazzi, guadagna veramente troppo, almeno 8 milioni di euro a stagione glieli devi dare. E già Donnarumma prende una cifra elevata di quel genere, dunque non credo che Elliot punterebbe così tanto su Icardi. Forse al massimo punterebbe più facilmente su un Timo Werner che costa tanto di cartellino, ma che di ingaggio sicuramente qualcosina in meno andrebbe a prendere e lo puoi rivendere tra un paio d'anni già subito. Questione difesa, sicuramente il nome di Thiago Silva è un nome ancora spendibile, è un nome comunque che viene attualmente trattato anche dalla Spagna, non solo dalla stampa francese. Io Thiago penso che possa ancora reggere un paio d'annetti in Serie A di buon livello. Ovvio che non sono dell'idea che Thiago debba prendere il posto di Romagnoli. Capisco anche che il Milan al mercato dovrà far entrare dei soldi nel mercato anche da delle cessioni. Dunque, forse discorso cessione Donnarumma barra Romagnoli, forse non è tutto inventato. Anche se prevalentemente io Romagnoli, se lo dovessi cedere, mi aspetterei ok l'arrivo di Thiago, ma anche l'arrivo di un altro difensore. Perché Thiago comunque ha comunque una certa età, non può giocare forse tutte le partite, o salvo infortuni, tu se devi sostituire Thiago Silva, il compagno di reparto, se è gabbia, non puoi magari prendere un altro difensore giovane X, Upamecano, che tanto molti ne parlano di Upamecano. Io l'ho visto anche giocare nell'Ipsia, un giocatore tecnicamente grezzo, solo forte fisicamente. Dunque, da affiancare a Gabbia serve comunque un Thiago esperto, ovviamente, se vogliamo giocare con Gabbia titolare, ma sarebbe anche rischioso Gabbia titolare tutta la stagione. Potrebbe anche il ragazzo risentirne, potrebbe anche non fare il salto. Dunque servirebbe almeno un altro difensore. Bene, ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il mercato e le ultime news e il mio pensiero. Vi invito sempre a iscrivervi e vi mando un saluto. Forza Milan!